Amici di Mister Salpacento, eccoci qui nuovamente dopo tanto tempo, dopo che appunto questa pandemia insomma ci ha un po' colpito così improvvisamente, quindi non avevamo idea di quello che stava succedendo. Oggi praticamente sono qui di nuovo con voi per fare un piccolissimo video di un'altra mia acquisizione in collezione che praticamente voleva andare a sostituire quella che era la mia Glock 19 nell'altra piattaforma, stiamo parlando del Rony, e che così fortuitamente poi si è rivelata essere un'arma di generazione MOS, quindi significa la possibilità di montare un red dot sul nostro appunto carrello. Quindi, non essendo stata, diciamo, l'arma così pubblicizzata, poi mi sono accorto solamente dopo averla ricevuta a casa che si trattava di un'arma del genere. Innanzitutto, voglio fare vedere che l'arma è scarica al momento, ma dopo la andremo a provare. Molto velocemente si tratta di una Glock 19 di quarta generazione MOS, appunto, cui io subito ho fatto delle modifiche perché mi sono reso conto che appunto non era, diciamo, l'arma giusta da poter mettere sul Rony. E quindi per questo motivo ho preferito diciamo intercambiare portando la mia vecchia G19 nel Rony e facendo delle, diciamo, delle opportune modifiche a questo tipo di arma in modo tale da poterla sfruttare nel migliore dei modi. E, come prima cosa, la cosa che appunto ho fatto è stata quella di comprare un scatto customizzato della SMT Custom di Antonio Smitter. Vi faccio vedere molto, anche se giustamente così non rende, bisognerebbe comunque diciamo smontarla per farvela vedere. Comunque vi dico solamente una cosa, che questo tipo di scatto è in pratica uno scatto con dei componenti che sono coated, cioè dire sono rivestiti da una particolare diciamo protezione che, oltre a rendere diciamo più funzionale, più diciamo più scorrevole, più limpido lo scatto, quindi ha anche la possibilità di regolare il retroscatto e la corsa tramite delle brucoline e appunto questo tipo di scatto particolare è un scatto adverse, significa più che altro destinato alle forze dell'ordine, comunque è uno scatto da difesa e non è uno scatto sportivo che praticamente diciamo che ha tutta un altro tipo di funzionalità e un altro, altre caratteristiche, appunto, che lo rendono appunto sportivo, quindi scatto più leggero, eccetera, eccetera. Le modifiche che ho portato a questa Glock 19 sono state soprattutto il magwell, vedete un magwell flat della Magpul, dopodiché, appunto, abbiamo detto lo scatto adverse. E per quanto riguarda invece diciamo gli organi di mira, ho voluto montare delle mire della Truglo Height per piattaforma MOS, sono delle mire altrizio, nonché un bellissimo Vortex Viper a 6MOA. Tutti mi chiedevano nei gruppi Facebook per quale motivo ho optato per un Viper e non per un Venom, per il semplice motivo che
il Venom non era disponibile in 6MOA, quindi siccome io avevo, diciamo, fra virgolette, fretta di poter provare questa piattaforma così per com'è, e quindi di conseguenza ho voluto optare per questa soluzione. Un'altra cosa che vi faccio vedere . Sono riuscito a portare anche questo oggi, quindi faremo una prova a fuoco. Alcuni la chiamano la marmitta della Suzuki, mi è stato detto su Facebook. Quindi ho fatto una taratura così approssimativa a casa con un settore laser per la canna, quindi diciamo che ho fatto questa taratura approssimativa, e quindi poi andremo a vedere adesso se veramente funziona oppure no. Io ho portato già le mie brucoline e quindi andremo un attimino a vedere se così è quello che appunto necessita. Quindi G19 generazione 4 MOS, e andremo a vedere quello che fa. A dopo. Per questa prova di oggi abbiamo portato con noi delle Sellier e Bellot da 124 grani full metal jacket, e siccome ci siamo portati la pipa dietro, questa pipa, ho pensato bene di, era d'obbligo portare delle Sellier e Bellot da 140 grani subsonic, e vediamo come funziona il nostro la nostra G19. Avevo dimenticato di accendere l'aspiratore, ecco, scusate. Credo proprio che lo dovrei risettare un pochino, perché ho l'impressione che il DOT tende a sparare un po' a sinistra e in basso, quindi mi sembra che devo sistemarlo. Adesso facciamo una prova con il nostro silenziatore della Fisher. Pesicchia parecchio, non tanto quanto è voluminoso, ma pesicchia. Sono stato affumicato
dei gas. Niente, come vi ho detto, questo era un piccolo video, più che altro di presentazione del, diciamo, dell'arma, di questa G19 generazione 4 MOS, che ho, diciamo, ho acquisito usata, però pare al nuovo, e niente, così. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, cliccate sulla pagina, cliccate sul condividete, sottoscrivete e fate sottoscrivere, e soprattutto commentate, in modo tale che io vi possa rispondere. Vi rinnovo l'invito alla prossima e ci vediamo. Ciao ragazzi!